Le mafie e il terrorismo si possono combattere alla radice studiando come avvengono i processi di reclutamento nelle nostre città. La scienza computazionale ci può aiutare in tal senso. Ci troviamo all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma, dove stiamo sviluppando un modello simulativo, quindi un modello al computer, per comprendere i processi di reclutamento e identificare possibili strategie per limitare questo fenomeno. Questa è la simulazione dell'attività quotidiana in un quartiere di Berlino che si chiama Neukölln. Dovrebbe produrre risultati plausibili per quello che riguarda il numero di persone che vengono reclutate in organizzazioni terroristiche in quella zona nel giro di un certo numero di anni. Ognuno di questi piccoli punti è una casa dove, ecco, tutti gli agenti vanno a dormire la notte. Durante la giornata si spostano in una delle locazioni arancioni o di quelle rosse. Le locazioni rosse sono a rischio di reclutamento. Le altre sono normali punti di lavoro e di socializzazione. Gli agenti rappresentano in scala quasi uno a uno la popolazione del quartiere e la maggior parte di questi agenti sono persone normali. Tra i 40.000 agenti che costituiranno la simulazione, 3 o 4 di questi sono reclutatori. Se i reclutatori entrano in contatto con una persona che è suscettibile, allora quella persona può essere reclutata. Come si diventa suscettibili? Beh, alla base di questo modello c'è una teoria che si chiama la dinamica delle opinioni. Ognuno di questi agenti ha un'opinione personale su alcuni fatti e questi fatti sono quelli che la ricerca ha trovato come segnalatori di possibilità di essere reclutato. L'opinione che le persone hanno dell'autorità, la percezione di una discriminazione a livello di gruppo. I fattori che abbiamo incorporato in questi modelli sono stati estratti, sono stati selezionati sulla base di conoscenze e di meta-analisi che ci sono state fornite da esperti di settore, che sono i nostri partner di progetto all'interno del progetto Proton, che comprende molti paesi europei, ci sono anche paesi extraeuropei, c'è Israele, ci sono gli Stati Uniti, quindi è un grande consorzio che ci ha permesso di avere accesso a molta conoscenza. La simulazione sul crimine organizzato è una simulazione più astratta, dove non simuliamo la geografia, sebbene semplificata, di un quartiere specifico, ma andiamo a simulare le relazioni sociali in due città differenti, la città di Palermo e la città di Eindhoven in Olanda. Quello che si studia con queste simulazioni è come questo gruppo si espande o si contrae a seconda delle diverse politiche che vengono messe in atto. Come ad esempio, qual è il ruolo della polizia? Se aumentiamo la polizia sul territorio, che cosa succede? Se apriamo dei nuovi centri di educazione o di socializzazione, che cosa succede? Le simulazioni ci permettono di comprendere gli effetti nel breve, ma anche nel lungo periodo di questi tipi di interventi, di quantificarne i costi economici e i costi sociali, che non sarebbe possibile fare nella realtà. Sono parametri che si possono variare per eventualmente attaccare questo fenomeno di crimine organizzato in modo preventivo oppure distruttivo. Ad esempio, questo elemento è stato arrestato e graficamente viene rappresentato come una faccina infelice. Il modello che stiamo sviluppando sarà anche dotato poi di un'interfaccia che renderà poi più semplice e più fruibile i risultati all'istituzione, alle forze politiche, alla magistratura che si trova tutti i giorni poi a dover prendere delle decisioni per poi andare a contrastare questo fenomeno del reclutamento.